Come si atteggerà la Conferenza Episcopale Italiana nello scenario di possibili elezioni politiche anticipate nel corso di aprile 2008 e con la legge elettorale attualmente vigente? Al momento non è facile fare uno scenario attendibile. Guardando un pochino indietro sull'esperienza passata, si possono però segnare dei punti. La Conferenza Episcopale Italiana, che riunirà il proprio Consiglio permanente a metà marzo, probabilmente emetterà un comunicato nel quale sul piano formale non si sbilancia con nessuno dei due poli politici in competizione. All'atto pratico, quel comunicato suggerirà agli elettori di matrice cattolica di prestare maggiore attenzione nell'urna a quei programmi che valorizzano alcuni desideri o obiettivi della Conferenza italiana. In cima a questi obiettivi vi è una sterilizzazione di gran parte della legge 194 sulla tutela della vita e del ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, sul modello di quanto è successo 8-9 anni fa in Germania su iniziativa dei locali vescovi cattolici. Poi vi sarà la richiesta per finanziamenti maggiori alle scuole cattoliche in Italia e altre serie di agevolazioni che di fatto consolideranno la presenza della Chiesa Cattolica Italiana organizzata nel nostro livello sociale. Quale sarà l'orientamento della Santa Sede rispetto a questa crisi? Un test potrebbe essere una nota ispirata dalla Segreteria di Stato Vaticana che apparirà sull'Osservatore Romano in data 11 febbraio 2008, quando cadranno i 79 anni dalla firma dei patti del Laterano tra Benito Mussolini e il Cardinal Gasparri. Attraverso quel testo, la Santa Sede, che è un livello superiore rispetto ai vescovi italiani, farà comprendere quali sono i 2 o 3 punti che dal suo punto di vista una nuova maggioranza governativa dovrà assicurare. Ma questa crisi può avere anche ulteriori riflessi. Per esempio, potrà ridare slancio in autunno al ruolo del cardinale Camillo Ruini, oggi vicario del Papa per la diocesi di Roma. In autunno Ruini probabilmente non sarà più vicario di Roma, in quanto sarà sostituito da un altro ecclesiastico. Tuttavia va tenuto presente che da circa un anno gira ufficiosamente una voce che il cardinale Ruini potrebbe diventare un trait d'union tra un certo mondo bancario italiano e una serie di mass media cartacei e non cattolici che hanno bisogno di molti finanziamenti, oltre a quelli dell'8 per mille, oltre ai contributi previsti dalle leggi sull'editoria, per portare avanti una complessa riqualificazione. È un'operazione non indolore, è di queste ore la notizia della crisi di vendite del settimanale Famiglia Cristiana, della sua riorganizzazione che comporterà il trasferimento di 14 redattori che lavoravano a Roma o in sedi distaccate a concentrarsi sulla sede madre di Milano. Sono piccole considerazioni, non certamente conclusive, che inducono a pensare che una recente affermazione fatta ad Orvieto al convegno Libertà Eguale, che raccoglie una parte
dei riformisti del centro-sinistra, dal senatore Giorgio Tonini, che pure ha profonde radici cattoliche, sullo scenario nuovo che si andrebbe ad aprire col maggior peso come presidente della Conferenza Episcopale Italiana del cardinale Angelo Bagnasco di Genova, inducono sinceramente a qualche perplessità. In quella sede il senatore Tonini, in brutale sintesi, avrebbe detto: salendo Bagnasco, aumentando il peso del segretario di Stato Tarcisio Bertone sullo scenario geopolitico italiano, per il Partito Democratico si aprono maggiori spazi. Ma sarà veramente così? Oppure tra un paio di mesi, alla luce del risultato effettivo di nuove elezioni politiche anticipate, quelle considerazioni di Giorgio Tonini non rischiano di essere archiviate come quell'incauto navigatore che pasteggiava con eccessivo champagne sulla tolda del Titanic un'ora e mezza prima dell'impatto e del disastro passato alla storia, come tutti noi conosciamo.